Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova guida. Oggi ci occuperemo della prima console Microsoft, che negli ultimi anni ha fatto passi da gigante nel mondo dell'emulazione. Cominciamo. Andate su Google e scrivete Xemu. Cliccate sul primo link e scaricate l'ultima versione dal sito ufficiale. Estraete il contenuto in una cartella. Per una corretta emulazione avrete bisogno di tre file: boot.rom, BIOS e un finto hard disk. L'ultimo dei tre, ovvero il finto hard disk, è scaricabile dal sito ufficiale. Basta scrivere Xemu Files su Google e il primo link vi porterà alla pagina del sito ufficiale e, scorrendo in basso, vi permetterà di scaricare il file. Gli altri due, invece, come dice anche il sito dell'emulatore, violano la legge sul copyright, quindi dovrete procurarveli. E vi ricordo che io non posso farvi vedere come. Una volta procurati tutti i file, vi consiglio di metterli in una cartella, così da averli nello stesso posto e a portata di mano. Apriamo l'emulatore. Clicchiamo Settings e diciamo all'emulatore dove sono i file. Il resto potete lasciarlo così com'è, ma se volete fare dei test siete liberi di pasticciare con AVIPack e System Memory. Fatto questo, ci spostiamo su Display. La configurazione standard è la migliore per muovere i primi passi e per capire come girano i giochi. La risoluzione interna a 1x è perfetta. Sappiate che aumentare non migliorerà l'emulazione e potrebbe crashare tutto. Windows Size è riferito alle dimensioni della finestra all'avvio, a vostra scelta. VSync è attivato di default, se riscontrate problemi disattivatelo. UI Scale determina la grandezza del menu. Auto di solito è la soluzione migliore. Display Mode è riferito al riempimento dello schermo. Ricordatevi che la maggior parte dei giochi gira in 4 terzi, quindi se non volete che il gioco venga spalmato brutalmente su tutto lo schermo, lasciate l'impostazione su Scale. Ma se il gioco è ottimizzato per il 16 noni, basterà cambiare l'impostazione su 16 noni, in aspect ratio, senza uscire dall'emulatore. Audio e Network non hanno bisogno di configurazione. Anche General non ha bisogno di essere configurato. Per il controller basta collegare o accendere il pad e in automatico verrà riconosciuto e non necessita di alcuna configurazione. Potete creare anche una memory card virtuale di cui non avete assolutamente bisogno, in quanto l'Xbox originale aveva un hard disk interno dove venivano creati i salvataggi e questa funzione è già attivata di default. A voi la scelta. Fatto questo, avete finito la configurazione. Ma per giocare? Per giocare bisogna creare un'immagine speciale con un programma chiamato Extract XISO. Vi lascio il link in descrizione. Non è complicato, ma bisogna essere precisi. Ci prenderete subito la mano. Dal sito scaricate l'ultima versione. Estraete il programma in una cartella. Copiate la ISO che vi interessa nella stessa cartella. Spostate la ISO dentro l'eseguibile e verrà estratta automaticamente creando una cartella. Eliminate la ISO. Selezionate e copiate il titolo della cartella creata. In una qualsiasi parte dello schermo, premete e tenete premuto per qualche secondo, maiuscolo sulla tastiera più tasto destro del mouse. Selezionate Apri finestra PowerShell qui. Apparirà una finestra nella quale dovrete scrivere punto backslash extract trattino xiso.exe spazio meno c spazio virgolette nome della cartella chiuse virgolette. Premete invio e verrà creata automaticamente la nuova ISO. Questo processo va fatto per ogni gioco. Ci sono anche altri programmi, forse più semplici, per creare ISO modificate, ma questo programma mi ha dato zero problemi di compatibilità. Inoltre, questo metodo è utile per poter usare anche un altro emulatore Xbox, ovvero il CXBX Reloaded, ma questa è un'altra storia. Adesso aprite l'emulatore, cliccate su Machine, Load Disk e andate a selezionare la ISO modificata. Se è compatibile, il gioco partirà senza problemi. Ctrl+Alt+F per entrare o uscire dallo schermo intero. Bene, la guida finisce qui. Grazie per avermi seguito anche questa volta. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima guida. Ciao!